Nel Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò nella casa di Simone e Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre, e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare prendendola per mano. La febbre la lasciò ed ella li serviva. Venuta la sera dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demoni, ma non permetteva ai demoni di parlare perché lo conoscevano. Al mattino presto si alzò quando ancora era buio e, uscito, si ritirò in un luogo deserto e là pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce. Lo trovarono e gli disse: «Tutti ti cercano». Ed egli disse loro: «Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là. Per questo infatti sono venuto». E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni. Si è lodato Gesù Cristo, sempre si è lodato. Eccoci giunti a mercoledì 12 gennaio 2022. Abbiamo ascoltato il Vangelo della Santa Messa di oggi, tratto dal capitolo primo di San Marco, versetti 29-39. Gesù perché è venuto? Gesù è venuto come compito che lui riconosce a se stesso, per predicare. Certo, poi con la sua morte in croce, diciamo, compirà totalmente il suo mandato, che sarà quello di liberare l'uomo dal peccato. Ma nei giorni quotidiani, nei giorni ordinari della sua vita, da quando si è manifestato pubblicamente, il suo mandato è stato quello di predicare. I miracoli e le guarigioni avvengono successivamente a questa priorità: predicare, annunciare il regno di Dio. Questo, predicare, unito allo scacciare i demoni. E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni. Abbiamo visto come, abbiamo già visto nei giorni scorsi, come il demonio reagisce alla presenza di Gesù quando Gesù insegna, quando Gesù predica. Il demonio reagisce alla predicazione perché sa che la predicazione, quando è fatta in un certo modo, è una forma di esorcismo. La predicazione, quando è fatta in un certo modo, può operare in chi ascolta delle vere liberazioni, cioè delle vere decisioni di abbandonare il peccato e decidere di seguire il Signore. Ascoltare una buona predicazione può fare la differenza nella vita di una persona. La differenza nel senso che può farla decidere finalmente di cambiare vita. E questa è una liberazione dal peccato e quindi dalla schiavitù del demonio. Dopo questo bagno di folla, avvenuto dopo il tramonto del sole,
dove gli vengono portati i malati indemoniati. Dopo queste guarigioni, queste liberazioni, Gesù va a dormire. Evidentemente molto poco, perché al mattino presto, quando ancora era buio, e quindi lì dice al mattino presto, ma per noi è notte, cioè se è buio è chiaro e evidente che non saranno state certamente le 7, e neanche le 6. Quando ancora era buio si ritirò in un luogo deserto e pregava. Ci sarà una ragione se Gesù va a pregare quando ancora era buio e non va a pregare alle 9 del mattino. C'è questa preferenza del Signore alla preghiera notturna. Quando la Scrittura ci dice che Gesù va a pregare, di norma è sempre di notte. Ecco perché noi dobbiamo pregare ed ecco perché anche noi dobbiamo imparare a svegliarci presto, per imitare Gesù. Se l'ha fatto Gesù, allora lo possiamo fare anche noi. Anzi, lo dobbiamo fare anche noi, perché se l'ha fatto lui vuol dire che è il modo migliore, vuol dire che è la cosa più giusta, più gradita al Padre. Se no lui non l'avrebbe mai fatto, perché lui faceva solamente quello che era gradito al Padre. E allora, a morte la pigrizia, e impariamo a tirarci su dal letto con celerità, con gioia, con agilità, con voglia, proprio la voglia di poter stare un po' da soli con il Signore, perché quello è il momento nel quale tutto è avvolto dal silenzio, il momento nel quale non suona il telefono, non arrivano i messaggi, non si è cercati, tutti dormono. Tutti ti cercano. Dicono gli apostoli. E Gesù dice, andiamocene altrove. Vedete la libertà di Gesù. Andiamocene altrove perché? Perché io devo predicare anche altrove. Vedete la predicazione, torna sempre questo tema della predicazione. I discepoli rimangono catturati dai bisogni delle persone, quelli fisici, quelli immediati, che cercano perché hanno bisogno di essere guariti. E Gesù dice no. Questa non è la priorità. La priorità non è questa forma di bene. La priorità è la predicazione. E io devo predicare a più persone possibili. Quindi andiamo. Gesù non li guarisce tutti, eh? C'è scritto che ne guarì molti. Gesù non li ha liberati tutti dal demonio, c'è scritto che ne liberò molti. Quindi molti non è tutti. Come a Fatima, per esempio, dove la Madonna disse alcuni saranno guariti, altri no. E il discrimine della guarigione la Madonna lo riconobbe nella loro conversione. Cioè,
se si convertono, se camminano seriamente nella legge del Signore, saranno guariti, se no no. Perché come già vi dissi, c'è un legame misterioso, a noi non noto, tra la malattia e il peccato. Non è sempre così, ecco perché è misterioso, noi non lo sappiamo quando, come, perché, però c'è un legame, c'è una sorta di rapporto, può esserci una sorta di rapporto. Non è sempre così, perché noi abbiamo santi, pensate a Padre Pio, o a Benedetta Bianchi Porro, o a tante altre, la Beata Fausta, la Beata Alexandrina Maria da Costa, che hanno sofferto una vita intera. Però lì non c'era un rapporto tra malattia e peccato. Ma ci sono altri casi, anche riportati dal Vangelo, dove c'è un rapporto, si riconosce un rapporto. E Gesù quindi viene innanzitutto a scindere, a rompere questo rapporto, indicando la via di soluzione, non tanto nella guarigione fisica, quanto in quella spirituale, cioè nella liberazione dal peccato. È lì il vero problema. Ricordate il paralitico, no? Ti sono rimessi i tuoi peccati. Ora, perché sappiate che il figlio dell'uomo ha un potere sulla terra di rimettere i peccati, dico, alzati. Ma questo viene dopo. La prima cosa è liberarlo dal peccato, liberarlo dal dominio del demonio. Ecco, allora anche noi cerchiamo un po' come sempre di recuperare le priorità, imparare da Gesù. E come vedete, Gesù sa dire no. Sa dire no anche a chi ha bisogno, in nome delle priorità. I bisogni non sono degli assoluti da dover assolvere. I bisogni sono delle realtà che vanno ordinate rispetto alla scala delle priorità. E quindi bisogna saper dire anche no. No, perché adesso c'è una priorità maggiore rispetto a quel bisogno. Qual è? In questo caso la predicazione, cioè la volontà di Dio. Ecco, vi auguro quindi di trascorrere una giornata chiedendo al Signore la grazia di saper fare anche noi l'elenco delle nostre priorità legate al nostro stato di vita, di saper fare ordine e di avere la capacità di saper dire andiamocene altrove. C'è tanto bisogno qui, ma io non sono venuto per questo bisogno, io sono qui, la mia vita è qui per questa ragione, quindi devo sapere essere libero dal bisogno. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dio ci benedica, la Vergine ci protegga. Amen. Se lodato Gesù Cristo, sempre se lodato.